Qualcuno celebrerà la stagione dell'Inter del triplete, qualcuno del Milan di Sacchi, qualcun altro della Virtus Pallacanestro del Grande Slam, ma oggi celebriamo quella di Premier Win. La stagione 2014-2015 è stata letteralmente da incorniciare. Tutto è nato al Perla di Nova Gorica e allora non si può non salire sul palco della splendida arena per premiare i protagonisti della Premier Poker Cup. 3.458 buy-in, 1.037.000 euro di montepremi, numeri sensazionali. Poco più di un anno fa, a giugno, la tappa 0 con ben 447 entries e, pochi mesi dopo, la tappa 1 con 610, a conferma che il format era piaciuto. A gennaio 2015 il record, 754 entries, per proiettare questo torneo veramente nel panorama europeo. A giugno 2015 il gran finale per stilare le classifiche Players e Team. Sul palco gli organizzatori della kermesse, Gabriele Bigontina Cadella, Stefano Schiano, Anthony Angeloni e Lele Sgherza, hanno dapprima salutato il patron di Premier Win, Fabio Lanzafame, e poi celebrato il successo della stagione, ma soprattutto gustato la premiazione dei protagonisti, i giocatori. Il podio per i team se lo sono guadagnati Borderline, Nero di Picche e, il gradino più alto, Runner King, omaggiato dal direttore della Poker Room, Bojan Rovatin. Per il club primo classificato, un assegno da oltre 10.000 euro, come per il trionfatore della classifica Players, Antonio Larruccia, che ha preceduto Gianluca Mattia e Gianfranco Ironico. È stato Simon Petrocic, direttore dell'area riservata ai tavoli verdi, a consegnare il trofeo più bello al giovane e fortissimo Antonio. Si è chiusa così, in grande stile, una stagione assolutamente memorabile, una stagione griffata Premier Win.